Si cerca ancora stavolta tra le Malghe, Toraro e Barbarena, nei dintorni di Tonizza del Cimone, dopo che ieri una segnalazione circostanziata è giunta all'unità che coordina i soccorsi a distanza di 5 giorni dalla scomparsa di Gianni Sadoco, 62enne di Monselice, sparito nel nulla giovedì scorso tra i boschi di confine sul passo della Borcola. Una persona non meglio precisata avrebbe fornito una pista affermando di aver incrociato nei giorni scorsi un uomo con le sembianze del pensionato padovano lungo una strada bianca tra i boschi di montagna. Una volta raccolta la testimonianza diretta, si è subito organizzata nel pomeriggio di martedì una nuova battuta di perlustrazione con alcune decine di operatori disponibili interforze. Con il supporto dell'unità cinofile, la speranza che il chiudo dei segugi molecolari possa individuare delle tracce lasciate dall'escursionista esperto, nonostante il forte maltempo di lunedì, una giornata di pioggia battente che aveva fermato la macchina delle ricerche. A partire dal luogo indicato si trovano impegnati anche oggi i vigili del fuoco, le squadre del soccorso alpino, 11ª delegazione Prealpi Venete, assieme alle stazioni Svelio della 6ª delegazione Svelio e al soccorso alpino Trentino. A partire dalla stradina isolata si sta andando a vagliare ogni sentiero e anfratto a cavallo delle malghe della zona, nella speranza di porre fine al supplizio che sta affrontando da giovedì scorso la famiglia padovana.